Per il 2016 noi abbiamo previsto che il PIL crescerà dell'1,2-1,3% ed è l'anno nel quale noi dovremo assistere ad una accelerazione dell'attività produttiva. Di fatto questo è già avvenuto nel 2015 perché il PIL è cresciuto dello 0,8% come in Italia, anche se la crescita comunque è stata moderata. Quindi qualcosa si muove, si sta uscendo dalla crisi, piano piano? Possiamo dire che tecnicamente il Veneto è uscito dalla crisi, il Veneto è in ripresa, è una ripresa fragile, una crescita moderata, però questo è avvenuto soprattutto grazie alla spinta dei consumi delle famiglie e agli investimenti delle imprese, un po' meno dalle esportazioni, che sono state comunque nel corso della crisi economica il motore che ha sostenuto l'intero sistema regionale. Possiamo fare un rapporto anche a livello, cioè il Veneto a livello dell'Italia? Noi possiamo dire che il Veneto è quello che ha sofferto di più questa crisi negli anni della fase recessiva, però in questa fase il Veneto si colloca con ritmi di crescita leggermente superiori a quelli del resto del paese, così come la Lombardia, l'Emilia-Romagna e le principali regioni del nord. Quindi buone notizie, anche se però i cittadini diciamo stentano a vedere questi miglioramenti. Come mai? Perché comunque c'è un generalizzato senso di timore, soprattutto legato a quelle che sono le vicende che riguardano appunto le principali banche della nostra regione. Ma la situazione economica padovana non è male, nel senso che in questi giorni abbiamo dato dati con il nostro centro studi con un aumento dell'export del 4,5, quindi già questo è un dato positivo. In generale la regione del Veneto è la seconda per esportazione d'Italia, quindi i dati su questo segmento sono estremamente positivi, nonostante le difficoltà che conosciamo, che sono l'embargo della Russia, piuttosto che difficoltà con il nord Europa a causa di qualche volontà di mettere le frontiere, di chiudere Schengen e quant'altro. Quindi vuol dire che un dinamismo veneto c'è, vuol dire che l'innovazione c'è, e se riusciamo a vendere in un momento all'export, parlo, cioè in esportazione, quindi nei paesi esteri di più, vuol dire che siamo bravi, perché anche gli altri paesi nel mondo sono un po' in difficoltà e in crisi, quindi riuscire a piazzare i nostri prodotti vuol dire che l'innovazione va, vuol dire che i prodotti sono di alta qualità e quindi siamo scelti nel mondo e riconosciuti come valore.